Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo proseguito la trama, siamo andati a cercare la Rare Stone per l'Augur, ma abbiamo scoperto un culto segreto che sta tramando contro la sua stessa vita e di conseguenza siamo tornati indietro. Inoltre abbiamo ottenuto il nostro starter, ossia Lily, e abbiamo fatto due catture di spessore, ossia Serena, quindi Milotic, e Ono, ossia la nostra Hypno. Abbiamo un team di sole femmine, ma qua non facciamo discriminazioni e ci va bene così. Ragazzi, prima di iniziare un paio di cose. La prima è che vorrei ringraziare Mr. Electric per aver creato le grafiche dei Pokémon nella sidebar, quindi grazie mille, troverete il suo canale in descrizione sperando di ricordarmi. Fateci un salto. Poi ragazzi, mi scuso davvero tanto per un piccolo errore della sidebar che c'è stato nello scorso episodio. Si vedeva tipo in alcuni punti era doppia, era un po' sfasata, è stato un mio errore di impostazione della registrazione, per questo vi chiedo scusa. Infine, per chi non avesse visto il video di lunedì, sappiate che il primo episodio di questa serie è stato mangiato dalla modalità restrizioni, quindi mi raccomando, se non l'avete visto andate a riprendervelo, perché perlomeno potremo dare una spinta ancora più importante a questa serie che sinceramente a me sta prendendo davvero tanto e spero prenda tanto anche voi. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi, lasciate un bel mi piace, un commento rispondendo alla domanda del giorno e quant'altro, avviamoci verso non so dove in realtà, perché dovremmo in teoria andare da Damien, che è andato tipo penso a cercare l'Augur, però ok, non è qua evidentemente. Ah, tra l'altro ragazzi, mi avete consigliato nel primo episodio anche di parlare con la professoressa per vedere se mi avesse dato un Eevee, un Pokémon non randomizzato, un Pokémon randomizzato, scusatemi, al posto di Eevee. Quello è Augur? Sì. Per l'appunto un Pokémon randomizzato al posto di Eevee e non l'ho fatto purtroppo, mi sono dimenticato di questa opzione. Comunque direi di parlare ad Augur. Oh, quello è Damian, ok. Sono Jiren, sono il secondo Augur, perfetto, ok, va benissimo. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Damian, il suo è Creepy, siamo suoi fan, io non ti conosco però questi sono dettagli ragazzi. Ah, comunque non so se avete visto, ma ho allenato il team un pochino. Vogliamo metterti in guardia che qualcuno sta per ucciderti, perché ragazzi nello scorso episodio c'era il culto di Groudon che era lì che tramava. È un'accusa veramente seria questa, Damian. Mi dispiace davvero tanto, signore. Però è vero, figliolo, cioè Damian, che cosa stai dicendo? Ci stai mettendo tutti in imbarazzo. Verrai punito. Ma no, che genitori di merda, raga. Io l'ho sempre detto, c'è bisogno di un... Aia. Aia. Siamo cultisti. Eccoli, bastardi. Oddio, sapete che... Oddio, l'altro dite che è un cultista di Kyogre. Non saprei comunque. Vabbè, allora direi che a sto punto toccherà a noi difendere Augur. Subito iniziamo questo episodio in gran carriera. Minchia, se c'hai un leggendario ti giuro che ti ammazzo di botte. Ok, perfetto. Comunque raga, sono il patentino per i genitori, vorrei. La miseria. Sì, ok, culto di Kyogre. Ok, io devo affrontare quello di Kyogre. Madonna che bello che sei. Combi, perfetto raga, classico Pokémon associato a Kyogre. Oddio. Oddio, che cosa malata, è vero, non ci avevo pensato che nello scorso episodio abbiamo trovato il primo Pokémon Delta e qua troviamo un secondo, che in realtà è la pre-evoluzione di quello di prima. Questo comic, raga, è mortissimo, però questi sono dettagli. Palpitoad, ok, perfetto. Direi di mandare, raga, a sto punto Lily, che col Mega Drain dovrebbe seccarlo proprio sul posto. Di questo non si riata finché non viene Gesù Cristo a rimetterlo in piedi, cioè una roba allucinante, vedrete adesso. Ok, Abyssal Cultist, quindi cultista degli abissi, una roba del genere. Cultista abissale? Penso cultista abissale effettivamente, però non so, c'ho la saliva in bocca raga. Cioè mi sto strozzando con la mia stessa saliva. Quasi livello 15 per Lily e abbiamo battuto un cultista raga, che in teoria dovrebbero essere fortissimi, però qua fanno un po' schifo. Cosa? Prego? Trying to kill me, provare a uccidere me è una cosa, ma fare ciò con dei ragazzini innocenti, Questo è tipo la goccia che fa traboccare il vaso. Penso si traduca in italiano quell'espressione. Ok, vi manderò ad Ilius City per il vostro processo. Ok, minchia che cattiveria. Vincolum morte. Che cazzo è Harry Potter sta roba? Vincolum morte, la madonna. Poi? Li hai appena uccisi?
Ovvio che no, li ho solo portati ad Helios City. Eh sì, ci crediamo tutti. In Vincolium Mortem sicuramente li porta ad Helios City, perché io giustamente il latino non lo so, chiaramente. For now I should... Ok, deve scappare, giustamente si è fatto un po' la cacca addosso quest'uomo, perché chiaramente è stato appena provato a ammazzare, me ne devo andare, un classico. Augur, ti ha appena fatto un complimento? Beh, penso di sì. Genitore di merda, ti giuro che ti ammazzo di botte se ti vedo per strada. I think your foster mother is going to have trouble making you stay, if that's the case. Ok, perfetto. Oh, il padre vuole ribellarsi alla madre che non lo vuole mandare all'avventura e ha deciso che Damien parte. Perfetto. Ok, sei stato invitato da Augur, del resto puoi rifiutare. Madonna, sto Augur qua, raga, mi puzza tanto di Duce Führer, cioè veramente. Ok, perfetto. Io posso partire per la mia adventure proprio, cioè vorrei tipo andare, non lo so. Ma tra l'altro questo è il Pokégear, raga, andiamolo a vedere un attimo. La mappa. Oh, la Madonna. Quanta roba bella che c'è. Tra l'altro non so se è visitabile tutta. Questa sarà la Lega, suppongo. Ah no, è solo Helios City, ok. Bella, bella, mi piace questa mappa. Bella regione, bella region, raga. Online play? No, grazie. Per il momento no. Già devo capire come funziona il gioco normale. Ah, tra l'altro non ho ancora letto i vostri commenti, se mi avete consigliato il... come velocizzare il gioco, perché devo un po' anticipare con la... diciamo, i video da portarvi. Devo portarmi avanti, perché altrimenti non ce la si fa più. Ma tipo che io quindi posso proseguire la mia avventura, cioè vado. Allora, fatemi prendere dei repellenti, raga, che si suppone io abbia guadagnato dei coins. Un po' pochi, però ce li abbiamo. Penso che si debba proseguire per la grotta che abbiamo visto l'altra volta e che praticamente era stata tipo, fra tante virgolette, occupata da quei cultisti lì, che poi sono quelli che hanno tentato di aprirci il culo invano, però vabbè, questi sono dettagli. Ok, perfetto, Shade Forest, quindi proseguiamo da questa parte, questa roba qui, ragazzi, non abbiamo, cioè, Dante Alighieri, perdonami, dicevo, in questa zona qui abbiamo già effettuato la nostra cattura, quindi ragazzi, non dovremo assolutamente preoccuparci di ciò, così come non dovremo preoccuparci di fare la cattura nella grotta, dove abbiamo catturato la mitica Serena che si stava rifugiando nella grotta proprio da Ipno. Ah, c'era Ipno che, anzi no, Ipno l'ha messa nella grotta per, sappiamo tutti per far cosa, no? E Lily è andata a salvarla giustamente, perché nonostante ci sia, diciamo, un dibattito tra di loro su chi limona meglio Ash, poi... Vabbè, eccolo qua, Rochet versione gnomo irlandese. Perfetto, raga, la scena dello scorso episodio, se non l'avete vista, è stata una delle migliori della mia vita proprio. Cioè, veramente che mi sento povero, perché non ho più repellenti. Ok, perfetto, sarà un supplizio tutto ciò. Che bella la vita, raga, no, veramente. Adesso finisce il repellente e tipo incontreremo 13 Pokémon ogni passo. Però questi sono... dettagli trascurabili. Allora, porco, il lemure svenuto nei sassi. Ok, perfetto, possiamo proseguire. Tanto adesso beccherò 14 Pokémon. Ah, ma siamo già usciti, serio? Figo, pensavo ci volesse di più. Esploriamo un attimino da questa parte, perché abbiamo appena trovato un Hearthstone. Che fra parentesi non c'è la Rare Stone, c'è la Hearthstone. Ok, perfetto, sta cosa mi piace. Allora, che qua ci sia un nuovo percorso? No, no, è sempre Shade Forest. Peccato. Magari qua fuori. Percorso 1. Ok, posso fare una cattura. Però prima, raga, vi metto in hype e prima affrontiamo sto bullo di merda. Prima l'hype e poi la cattura. Siamo a 7 minuti e 50. No, siamo a 8 minuti, vaffanculo. 7 minuti e 56 adesso. Stiamo lì a mettere punti e virgole, due punti. Muori, ti prego. Ah, tra l'altro Serena dovrebbe aver imparato... incantevole dovrebbe essere in italiano. E ha un'abilità spettacolare, ho visto, per l'appunto. Cioè, se mi diminuiscono una statistica, io mi aumento di per 2 l'attacco speciale. Cioè, questo Pokémon è fortissimo. Non devo assolutamente perderlo, perché è un devasto, raga. E nulla, stavo dicendo pure qualcosa di sensato, però ve l'ho rimosso. Dai, questo dal verso. Questo dal verso, me lo sento. Oddio, è Zapdos. Uguale, eh. Raga, Zapdos, identico. Allora, ok, prendere Turtwig io so che mi morirebbe. Quindi punterei più su Starmie, sinceramente. So che molti di voi mi metteranno dislike all'esistenza, però raga, io sinceramente so per esperienza che prendere un Turtwig in questo momento mi rovinerebbe la vita. La vita, perché sicuramente morirebbe. Di conseguenza direi di mandarlo giù, raga, purtroppo, anche se un pochino mi dispiace, perché comunque ci starebbe avercelo in squadra. Però raga, essendo una Nuzlocke, io mi cago addosso. E quindi Starmie che è assessuato, quindi ancora nessun pisello in team, questo è un problema. Oh, bello sto critical, mi piace.
Ole, perfetto, Turtwig giù, possiamo finalmente concentrarci sul nostro vero obiettivo. Cosa ho fatto? Allora, fermi. Ok, non dovrebbe morire in teoria. Rapid spin, già le tue mosse mi fanno cagare. Tra l'altro sarebbe un altro di acqua, però del resto Turtwig sarebbe un altro di tipo erba, quindi non si pone il problema. Quante Pokéball abbiamo? 4? Ah, già è vero che ne ho vendute. È vero, fuori parte, raga, ho venduto un po' di Pokéball per comprare delle pozioni. 1? 2? Vaffanculo, non entrerà neanche per sbaglio quest'uomo. Allora, perché non ha attaccato? Penso abbia saltato un turno o qualcosa del genere. Poche domande, raga. 1, 2. Vaffanculo, non entri più però tu. Ok, allora, fermi. Facciamo una bella cosa. Allora, Water Gun, che tanto non dovresti andare giù. E Ipnosi. Vaffanculo, se fai schifo. Allora, Water Gun. Ok, tra l'altro, minchia, l'avrei mandato giù e come? No, figa, devi dormire, bastardo, devi dormire, devi... Figa, ma proprio... Proprio, ma dormi per sempre, muori proprio, Swift, Comete. Già Comete è una buona mossa, dai. Tra l'altro, livello 11, neanche così basso come livello. Potrei pensare di utilizzarlo un pochino per fare due o tre switch. Ok, perfetto. Nintendo Switch, comunque. Sparatemi quando volete, Cioè, raga, il giorno che mi vedete per strada, un bel revolver in testa. Ok, Ono, non fare stronzate. Ok, perfetto, dai figa, se non lo prendo così, se non lo prendo così merito l'ergastolo, perché veramente è uno scandalo. Dai, entraci, ti prego. Entraci, 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 2, 3, sì. No, no, perché ovviamente sono io e quindi no. Ultima Pokéball, dai. Se riesco a infilare 3 catture di fila in una Nuzlocke, me ne posso andare da sto video soddisfatto. Avevate dubbi? Ok, ammazzatelo, vi prego. Vabbè che non è una grande perdita, mi sarei disperato di più peraltro. Però, insomma, un quarto membro avrebbe comunque fatto utile. Fatto utile, raga. Questo sì che è italiano bello. Avrebbe fatto utile. Attenzione, segnatevela questa, che tra un attimo la trovate sui migliori dizionari italiani. Water Gun, mi hai anche un po' scassato la minchia, quindi vedi di morire, grazie. Comunque direi che arriviamo, raga, alla prossima città e poi stoppiamo a sto punto. Tanto, non usa botte in testa sul vuoto. Che cazzo è? Cosa ha visto? Gente col mantello dell'invisibilità a caso, ok. Allora, direi che possiamo proseguire. Tra l'altro, ragazzi, volevo dirvi... Io mi dimentico le cose che devo dirvi, cioè, veramente, è un mio... Oh, attenzione, raga, di nuovo Rocket. No, io volevo dirvi qualcosa di serio. Attenzione! Si parla di Rocket e viene fuori Natu, che è nascosto dietro le braccia di Metang. Io non ho più parole, signori miei. Il Rocket è profetico. Hashtag Luke Profeta nei commenti, per piacere. Luke, ti voglio con l'hashtag tuo nei commenti, perché sei una roba allucinante, Luke, tu lo sai. Ok, nel frattempo, Axelgore. No, tua sorella Cancro. What? Sì, è finita. Finita, io chiudo la serie. Acid Spray sarebbe? Cazzo è Acid Spray? Ah, ok, Acid Spray. Non è gastroacido. Che cazzo dico? Non è gastro... Scemo! Scemo! Scusate, raga, però mi ha aumentato l'attacco di 3, allucinante. Tornado. Ma direi anche... Vabbè, a posto di Wrap, raga, che mossa è Wrap? Tanto poi noi siamo attaccanti speciali, come avete potuto vedere. Chubchu, perfetto. Ma io, raga, direi di tenere Serena, che è bussatissima, lo mandiamo giù. 13 minuti di video, perfetto, queste cose mi piacciono. Water Gun, andiamo giù. Intanto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, ragazzi, e un commento rispondendo alla domanda del giorno, perché questa serie, ragazzi, va sostenuta, che è partita malissimo, non per colpa vostra né per colpa mia, ma per colpa del mondo. E quindi, ragazzi, mi raccomando, dateci una mano, datemi più che altro una mano, e diamoci, anzi, una mano. Aspettate. Perché posso usare ipnosi fuori da là? Vabbè, non mi faccio domande, raga. Aspetterò i vostri commenti. Dicevo, ragazzi, diamoci tutti una mano per portare questa serie un po' più su, visto che c'hai la madre Troia. Visto che questa c'ha la madre Troia. Non ce n'è. C'ha la madre proprio che cazzo, porca Troia, distesa sulla tangenziale in attesa del principe azzurro. Dai, muori, su. Minchia, Dunsparce. Attenzione, raga. Ci ho pensato adesso. È apparso Dunsparce. Dopo che è apparso Spinda nello scorso episodio, mi sto cagando addosso. Questo è un segno. Io non voglio finire come Luke. Non voglio finire come Luke. Per chi non lo sapesse, raga, Rocket 25. Viene da ridere. Perse la serie. Arriva. Scusami, Luke, però è spettacolare. È spettacolare sta cosa. Perse la serie.
dopo che si presentò a una palestra con uno spinda, per poi nella cattura dopo ottenere transfers. Scusami Luke, però cioè veramente è stata una delle cose più belle che io abbia mai visto su YouTube, raga. Un like solo per il Rocket. Mamma mia, che roba. Vai Lilia, forza, andiamo verso questa cosa qua, è un'altra grotta a caso, cioè non spiegatemi. Io mi sto perdendo in ste zone. Allora, fermi. Con calma, vediamo di ragionare. Oh, oh, una bella Great Ball. Tra l'altro, oddio, questa Great Ball qua potrebbe anche tornarmi utile se questa fosse una... La Dark Cave è sempre la stessa, direi. Fatemi vedere. Non è neanche segnata sulla mappa. Direi che è la stessa la Dark Cave, raga. Non penso sia di... Oh, Lily è felice a viaggiare con Creepy, del resto. Anche lui è particolarmente dotato in certi modi. It doesn't matter how strong you are, I'm able to buy the strongest Pokémon. Sì, certo, chiaramente funziona. Hai capito tutto dell'allenamento Pokémon. Giustamente lui dice, non è importante quando tu sia forte, perché io posso comprare il Pokémon migliore e batterti. Poi c'è Deino, ma questi sono discorsi outsider, insomma. Ok, mi conviene mandare Serena e fare un bel... Come cazzo si chiama quella mossa? No, non è Dazzling Gleam. Qualcosa. Ah, Disarming Voice. Direi che... Sì, penso sia incantevole la traduzione, effettivamente. Tra l'altro, raga, non sapevo che il gioco fosse aggiornato alla sesta generazione. Cioè, pensavo fosse solo alla quinta. Però, vabbè, questi sono deficit psicologici miei. Cioè, non vi preoccupate voi. Allora, mandiamo il nostro Hypno contro questo Mach. Ma prima, raga, ce lo curiamo. Perché non sia mai che lo prenda in culo 10 volte, raga. Dio Cristo. Perché io devo... Sì, bravo! Bravo Pirla! Bravo scemo! È venuto fuori il bergamasco che c'è in me, raga. Ok, perfetto. Vai giù, ti prego. Non commentate sul fatto che ho miscliccato. Ok, permettendo che ho 50% di precisione, ma che se lo sfioro con un dito lo ammazzo... Puntualmente non l'ho preso. Comunque raga, niente, l'ho preso in culo anche a sto giro, perché lui giustamente si è presentato come tipo terra. Io, cioè, suppongo sia tipo terra. Direi che è tipo terra. E niente, vabbè, va così raga. Con i Pokémon Delta ne farò tante di cartonate, raga, che non avete idea. Perfetto, tra l'altro terzo Pokémon Delta che abbiamo trovato, raga. Molto carino anche questo, mi è piaciuto. Qua potevo risparmiarmi sta pozione. Però raga, non si sa mai in questa serie. Io non vado a spese che non voglio Allora, io non ho pretese di vincerla questa serie. Cioè io non voglio, cioè so che non la vincerò mai, no? Però cioè ci si prova, no? Si prova a sopravvivere, niente. Lily le prende in culo da qualsiasi essere vivente sulla faccia della terra. Non ce n'è. Tra l'altro non è una cosa positiva per Lily, né tantomeno per il buon Ash Ketchum, che se si trova una compagna di viaggio che lo prende in culo da qualsiasi cosa, io non so cosa possa venire fuori. Il trash sta prendendo piede anche in questa serie. Nel frattempo abbiamo trovato uno Swallow che mi fa beccata stab, ma non ha capito che è un coglione, raga, io mi diverto. Raga, è il Pokémon migliore, è una delle abilità più belle che io abbia mai avuto. Ti giuro, iscritto mio, è fantastica sta cosa. Helioptile. No, cazzata, io mi sono confuso con Crocodile, non so per quale motivo arcano, mi sono confuso con un altro Pokémon. Non è il caso, tanto questo qua mi molla un raggio scossa minimo che mi apre il culo. Guardalo, Thundershock, se mi paralizzi bestemmio pure Shiva. Ok, perfetto, ci siamo. Vedete che basta minacciare la bestemmia Shiva che la gente si ferma. Mega Drain, vediamo se vai giù. Non penso che tu vada giù. Quasi, però dai. Tra l'altro vedo che i livelli, raga, me la sto giocando abbastanza bene. Sappiate che io non avrò problemi, mi allenerò per ogni episodio. Cercherò di tirar sui Pokémon di livello, perché non vorrei mai prenderlo in quel posto 150 volte. Quindi sinceramente evitiamo. Oh, Serena livello 15. Battuto Bug Catcher, perfetto, che si faceva la bella vita a prendere gli insetti. Ok, perfetto, io non so cosa sto dicendo. Midna Town, olè, perfetto. Siamo arrivati alla nuova città, figo. Ok, bene. Quindi mi state dicendo che devo concludere l'episodio. Però magari prima, ragazzi, esploriamo un pochino la città. Quel bellissimo uomo comunista là in fondo che ho visto vestito di rosso, raga, mamma, sorpreso. Allora, prima cosa, raga, direi di andare a comprarci delle Pokéball, sennò poi io mi dimentico fuori parte e poi perdo le catture. Allora, abbiamo... la madonna, quanti soldi che ci abbiamo. Prendiamo un bel 15 Pokéball ignoranti
e forse potevo anche risparmiare un po' di soldi per le pozioni, ma silenzio, non dite nulla. Tra l'altro ho avanzato pure una Great Ball, quindi wow, sì, me la potevo effettivamente risparmiare sta stronzata. Allora, vediamo un po' la gente cosa dice. Eh? Ah, sì, beh, minchia quanto mi interessa il fatto che Electrod sia un po' con veloce. Attenzione! Attenzione, è proprio lui, il buon Augur. Ok, allora, no, volevo vedere se c'era qualcosa di particolare in questa città. Poi, raga, la esplorerò fuori parte e vi farò sapere. Che è sta merda? Gesù Cristo. Scala Roach, che è sta città? Tra l'altro ho visto un'altra Mega Ball. C'è qualsiasi cosa in sta città, cioè, non lo so, volete metterci anche un bel bordello. Great Ball, perfetto. Andiamo a vedere nelle altre... cioè, andiamo a vedere in giro per la città, poi io vi dirò... vi farò vedere se c'è qualcosa di particolare, se no, altrimenti non stiamo quasi. Come una Nuzlocke, comunque... dopo aver visto questa cosa, direi che possiamo concludere l'episodio. Vabbè, ragazzi, io spero... no, mi ha sorpreso quella roba lì, c'è il Peekaboos, però vabbè. Vedremo di che cosa si tratta nel prossimo episodio. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, premete la campanella per ricevere sempre i feed e passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.